internazionale guidata dagli Stati Uniti. 1761 vittime ogni anno sulle strade extraurbane. Per questo parte un'iniziativa volta ad aumentare le pattuglie sulle strade e a sensibilizzare sulla sicurezza, visto che l'80% degli incidenti è causato da errori umani. 100 incidenti stradali e 5 morti al giorno. Un bilancio tragico quello delle strade italiane, che ha portato la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale e l'Arma dei Carabinieri a far partire questa settimana la terza edizione di Adotta una strada. L'obiettivo del progetto è proprio quello di intensificare i controlli su alcune strade extraurbane. Tra queste la via Aurelia e l'Emilia, oltre alla statale Adriatica e dello Stelvio. 648.000 chilometri pericolosi lungo i quali si posizioneranno le pattuglie per i controlli agli automobilisti. Guida in stato di ebbrezza e regole sul trasporto dei minori. Questi i punti critici su cui si concentrerà l'azione dei carabinieri. Gli incidenti sono in calo dal 2002, eppure resta alto il numero delle persone morte sulle strade. Nel 2012, infatti, sono state 3.600, soprattutto sulle urbane ed extraurbane. Il segretario generale dell'ANIA, Umberto Guidoni. Questo aumento dei pattugliamenti, oltre ad essere un deterrente per i guidatori, consisteranno sostanzialmente nel controllo dell'alcol e verranno date informazioni agli utenti della strada su quali sono i corretti comportamenti per condurre un minore in auto. Marcella Vezzoli, Radio 24, Sole 24 Ore. Ci fermiamo qui, vi lasciamo a Matteo Cacci.